Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani dalla vostra Empire Family. Vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Lo Ritarocchiamo, l'unico format dove andiamo all'interno del web a cercare applicazioni di dubbia natura che si divertono a fare mischioni di grandi brand e saghe come Naruto, Dragon Ball, One Piece e così via, facendo queste bellissime frittate di giochi che letteralmente mi fanno schiattare dalle risate ogni volta. Vi chiedo di segnalarmi le vostre applicazioni strambe sul mio profilo Instagram ufficiale Empire Official, senza però focalizzarvi troppo sul mondo di Dragon Ball. Quindi ragazzi, cercate innanzitutto di utilizzare la vostra fantasia e cercate di inviarmi le vostre applicazioni divertenti, magari anche fatte da voi. Se c'è qualche sviluppatore che vuole dilettarsi nel fare qualcosa, io molto volentieri la proverò. Cerchiamo di variare un pochino i contenuti e cerchiamo di portare qualcosa di fresco all'interno di questo canale. Bene ragazzi, direi che possiamo cominciare. Vi ricordo di lasciare una bella iscrizione. Mancano solamente 74.000 persone al raggiungimento dei 100.000 iscritti e una manciata di iscrizioni per i 26k. Quindi mi raccomando, supportate il progetto Empire perché per me significa davvero tanto. Siete pronti? E allora, let's go! Allora, Stickman Warrior Super Dragon Ball... Super Dragon Shadowfall. C'è un trailer su YouTube. Ragazzi, non ce lo spoilereremo. Ma cos'è? Naruto contro contro Goku. C'è Goku Super Saiyan 3 contro Vegeta e c'è Black con la falce. Ragazzi, abbiamo il nostro gioco. Benvenuto nel tutorial. C'è Bulma su quella che sembra essere una navicella futuristica con dei mitra, quindi ragazzi, Bulma non deve più essere difesa. Con un colpo del cannone di quello, ragazzi, Cell, altro che Kamehameha padre figlio, viene letteralmente polverizzato. Sembra abbastanza Topolino con le orecchie, vabbè. Muovi il tuo fighter col joystick e spostati vicino all'NPC. Ok, muoviti. Oh, fico. Ti hai premuto per caricare il mana? Bellissimo. Ora usa la tua seconda skill che costa del mana. Ma è meraviglioso. Tempo della tua ultimate, quella 180 mana. Ma rega, ma è stupendo! Quando il tuo mana è al massimo puoi spendere tutto per trasformare. Perché mi chiamo Gomu Super Saiyan 3? Perché il mio personaggio si chiama Fizea. Fizea Golden. Ragazzi, c'è qualche problema di copyright! Trasformiamoci. Ma è potentissimo! Addirittura con la nostra aura possiamo spazzare via i nostri avversari. Adesso con il nostro Gomu Super Saiyan 3 prendiamo un po' la Kamehameha. Ma scusa, ma non mi cambiano le abilità? Scusa, ma no, aspetta. Porca vacca. Ma è stupendo. Ah, ok, non abbiamo abbastanza mana. Io scommetto che Majin Vegeta non avrebbe di questi problemi. Non avrebbe di questi problemi! Abbiamo fatto la nostra prima vittoria contro Fizea Golden, che mi ricorda un po' Goldini, il Pokémon, il pesce quello rosa. Non pare che abbiano rubato nulla per adesso, a parte i nomi e Goku Ultra Istinto contro Jiren nella home page. Allora, la prima cosa che mi viene da cliccare è ovviamente la ruota della fortuna, che costa 50. Posso sbloccare Naruto? Ragazzi, posso sbloccare Naruto, per favore? Ti prego, ruota della fortuna. Dai. No. Porca, non me ne frega niente dei reward per due, no grazie. Ragazzi, abbiamo 50 gemme. Andiamo. No. Ragazzi, possiamo ancora farcela. E ci serve altre 6 gemme. 6 gemme le otterremo. Ragazzi, possiamo sbloccare Milin guardando una D. E allora noi ce lo guarderemo. Ma questo è Zack. Cos'è palesemente Zack? Glue? Ma è palesemente Zack di Lego Flash! Cos'è sta roba? D'accordo, va bene, noi abbiamo ottenuto Milin. Milin sa di latte per bambini. Allora, combatti con i tuoi opponent preferiti, con i tuoi personaggi preferiti e va bene, next. Ma ce l'abbiamo già Naruto? Ah, si chiama Ruto. Hanno tolto il Na davanti. È rimasto solo Ruto. Naruto contro Gomu, ragazzi. Chi sarà più forte? Ma posso ottenere dei bonus guardando la pubblicità. Ruto contro Gomu. Ma scusate, ma posso diventare tipo... Posso sbloccare... No. Mannaggia. No, ma porca vacca. Ragazzi, io sono un ninja. Ma si può trasformare questo Ruto? Oddio, vediamo se riusciamo a trasformarci. No, non posso, però... Ma era tipo il Rasen Shuriken.
Beh, almeno gli sviluppatori di questo gioco conoscono un po' la lore dei personaggi che hanno inserito. Cioè, no, non sono completamente a caso. Porca di quella vacca. Ma cazzo, ma è difficilissimo! Non è una ciofeca. Mi sta cesando! Via dalle palle! Allora, mossa di livello 2. Via schi. Dodge! Ma non ci andare addosso, brutto! Mossa di livello. Ragazzi, qualcuno. Ma lancio gli shuriken! È un jump force pocket, ragazzi. No, la sfera di Kyogre! Beh, ma la mia. Ma scusate, ma come fate a tirarmi la sfera Genkidama e poi la super mossa di livello. Aspettate un attimo. Aspettate, c'è qua quadra che non cosa. No, no, via dal. Porca troia, hai rotto. Ma. No! Muori! No! Ah. Abbiamo 51 gemme. Possiamo andare a fare un'altra spinnata. Ma perché il Naruto? Io ce l'ho già Ruto. Questo vuol dire che è Ruto. Ah, potrebbe essere quello potenziabile, ragazzi. Vediamo. No, 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 no. Sì, ma dai, ma che palle. Vediamo quanti personaggi sono. Demon God Pack. Fiu. Tora. Daruba. E. Mecaruba. 5 euro. Vabbè, 5 euro. Universal Pack. Sblocca tutti i personaggi. Ma sono una quantità allucinante. C'è il PvP? Clear Story Mode per giocare. Ok, giochiamo la Story Mode, ragazzi. Oggi nasce la storia di Milin, il leggendario guerriero con 6 occhi. Puoi cambiare il tuo personaggio quando ti pare, va bene. Ciao fighter, io sono Puma, detta anche Bulma, ma questo non diciamolo, la tua guida. Come sai, Fizea ha invaso la Terra un po' di giorni fa e la vuole distruggere. Dobbiamo fermarlo e dobbiamo fermare anche la sua armata a tutti i costi. Per raggiungere Fizea dobbiamo combattere i suoi sottoposti. Nessuno può sconfiggere l'armata di Fizea e Lord Fizea, questo lo dite voi. Allora, Krillin lancia un sacco di sfere di energia, mi piacciono, ma l'ho one-shottato. Non ho neanche utilizzato l'1% della mia potenza. Ok, combattiamo contro Barter. Chiamato Gryu Soldier. Ah, ma stiamo combattendo contro la squadra Genie, non me ne ero accorto. Vediamo quanto toglie un Kienzan. Posso lanciare due. Proprio come se fosse la combo di Krillin che lancia tanti Kienzan. Mi ha abbastanza rotto le scatole Krillin. Cambiamo personaggio alla prossima battaglia. Allora, Milin si è comportato bene, però ora voglio provare Nappu. Allora, Nappu, vediamo un po' le abilità di Nappu. Nappu ha... ma è bellissima. Cioè, colpisce al 100% Nappu. Tiriamola tipo, vediamo se ho ragione. Sì. Ma è OP. È schifosamente OP, ragazzi. Cioè, tipo, lui vi colpisce a prescindere da dove siate. Premola a level 3. Ma sapete che le animazioni di questo gioco non fanno schifissimo? Questo è Geese, pare. Ma è velocissimo. Ok. Lo facciamo saltare in mille pezzi. Mossa di livello 3. Esploso in 2 millisecondi. È il momento di provare Trax. Che spero... siamo contro un boss oltretutto. Siamo contro un boss con Trax. Ok, vediamo un po' Trax. Io credo che ce l'abbia il Super Saiyan Trax. Cioè, sarebbe... Ma scusate... Ah, ok. Il colpo di spada c'è. Ragazzi, cura per i dettagli. Vediamo se posso trasformarmi. No. Proviamo questa. Questo è il Burning Attack. Voglio provare la level 3. Dovrebbe essere l'attacco a cupola. Quello fighissimo. Ah no! Ma è stupendo, ragazzi. È la tecnica con la quale implode malamente Mecha Frieza. Questi boss sono patetici. Non metteranno mai alla prova il mio potere. Sono il figlio di Vegeta. Ok. Sconfitto. Ragazzi, possiamo spinnare. 55, ragazzi, sì. Spinna per Naruto di nuovo. No, no. Sì, 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 sì. Abbiamo oscurato Naruto. Scegli i personaggi. Ma ce l'avevo già Naruto. Ma è una scammata gigante. No, un attimo. Ma... Ah, no, 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 no. È un altro Naruto. È un altro... Ragazzi, un altro Naruto. È un altro Naruto. Ok, 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 ce l'abbiamo. Ruto Sage. No, vabbè, raga. No, vabbè, raga. No, vabbè, raga.
No, vabbè, rega, abbiamo un Naruto rottissimo, lo voglio provare, selezioniamolo. Vediamo com'è, Naruto Sage. Vediamo, allora, posso trasformare... Un attimo, però non voglio sprecare tutte le mosse, voglio prima vedere... Ma sono riciclate dall'altro che avevano, ma cambiano solo i vestiti? No, dai, non mi fare sta roba, per favore, non mi dire che cambiano solo i vestiti, perché se qualcuno lo ha shoppato questo... Allora, sono convinto che se mi trasformo e ci trasformiamo nella prossima partita, sono convinto che mi cambino le animazioni. Ragazzi, proviamo a trasformarlo adesso. Sono contro Ginyu. Ginyu, subirai il potere di Naruto. Sì! Oddio! Oddio, ma è meraviglioso. Guardate i tuoni attorno a me. Vediamo a livello 3. No. 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 No, è copia e incolla, no. Vediamo un attimo. Allora, aspettate un attimo come lo tolgo dalle scatole. Vediamo se lancio ancora. No, è riciclato. Io spero che nelle spinate ci siano altri personaggi che posso tenere. Se no, non sono per niente contento. Vediamo se possiamo spinare di nuovo. Mancano 5 gemme, possiamo... No, ragazzi. È Majin Vegeta quello. È Majin Vegeta questo? Ragazzi, è Majeta. È Majeta, ragazzi, per forza lui. Questo è Majeta. Ragazzi, se guardo 20 pubblicità posso sbloccare Majeta. Sono 6 minuti di pubblicità. Lo troveremo spinnando nella ruota. Ok, scegliamo Vegeta, ragazzi, adesso. Beh, però devo ammettere che c'è una certa coerenza con la quale vengono... Bello. A cagare, il gun non lo siamo riusciti a tirare. Tiriamolo adesso, vai. Pum! Ma non fa un cazzo di danno. Ok, siamo vicini a Frieza. Vi dico la verità, però Vegeta non mi piace troppo, quindi direi di cambiare subito. Gohan Supremo contro... contro... Recold. Vai, Gohan! Ecco. Il rush di Gohan. Personaggio fisico da sempre, questo Gohan. Ok. Quindi la level 3 mi fai la Kamehameha Suprema. Super Kamehameha. Ah, l'esplosione è quella di Fighters addirittura. Ah, però. Accurato, ragazzi. Direi accurato. Ci hanno pensato ai personaggi. Gomu Super Saiyan contro Frieza. Ma è Golden Frieza. Oh, 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 oh. Quindi hai sconfitto tutti quanti i miei soldati. E sei di nuovo venuto da me. Questa è la mia forma più potente. Ti distruggerò. Non perdere il tuo spirito. Puoi farcela. Porca vacca, sono davvero contro Golden Frieza. Devo ottenere la mia forma Super Saiyan. Devo cambiare la storia. Devo cambiare Golden Frieza. Parati, brutto. Ok, ci siamo. Ok, questo Frieza è il Super Saiyan della leggenda. È colui che ti distruggerà. È inutile che tu abbia raggiunto la tua forma Gold. Io sono più forte. E te lo dimostrerò con la Spirit Bomb. Non abbiamo fatto una ceppa. Porca vacca, questo è tosto. Questo... Schivalo! Ok, abbiamo doggiato, credo. Non so se l'ho doggiato davvero o è fake. Ora quando arriva il massimo attacco, guardate che facciamo il predict. Predict! Mamma mia, il predict! La Kamehameha! Porca vacca, che danni. Ok, no, 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 no. Ok. Dobbiamo lanciargli una trasfera Genki. Ok, la Genki. È da noi! Ah, si è parato, maledizione. Si è parato, ma noi ci pariamo a nostro modo. Mamma mia, la parata! Ok, sì, no! No, 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 Goku, doggia, cazzo, doggia! Sembra uno scontro all'ultimo sangue. Frieza è ancora vivo! Non abbiamo poca vita, pochissima vita! Per favore, porca troia, no! No! Non mi avrai, maledetto bastardo! Oh! Oddio! Ho sconfitto Frieza e stiamo sbeffeggiando Frieza. Let's celebrate with this epic. Mi hanno regalato Goku Super Saiyan 2? Meraviglioso. Ragazzi, facciamo un'altra spinnata. E ho in mente una challenge da lanciare ai ragazzi di YouTube. No, 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 no. Va bene. Posso spinnare quei coin! Let's go! Si spinna! Ok, 10, 10, ottimo, buono. Li mettiamo da parte. Ok, spinniamo ancora.
Vai che spiniamo, ragazzi, dai che spiniamo. Abbiamo un sacco di coin. Sì! No! Vaffanculo, era di un... Madonna, te la fanno annusare, maledetti. Datemi Majin Vegeta, dammi Majin Vegeta. Majin, vai, 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 vai. No, no, porca vacca. Ma gli sviluppatori ci pensavano quando hanno creato questa ruota? Cioè, che oggettivamente è praticamente impossibile finire i coin. Ragazzi, è il sistema di gacha più stupido che è nella mia vita. Posso letteralmente continuare a spinnare all'infinito. Meraviglioso, 4 gemme, andiamo con la multi. Multi da 50, no, no. Sì, sì, Majin Vegeta è con noi. Ragazzi, abbiamo Majin Vegeta, ora siamo contenti. Majin Vegeta versus Naruto con il Sage. Majin Vegeta, signori, iniziamo. Oddio, Majin Vegeta, mi posso trasformare? Ma meraviglioso, non voglio spoilerarmi niente, eh. Via dalle palle, fammi caricare l'aura, via dai coglioni. Ditemi che ha l'esplosione finale. Facciamo la leggenda di finish, ragazzi. Allora, blu. Vabbè, Galligan, classico. No, non mi dite che sono delle copie della... No, sarei molto deluso. Sarei molto deluso. Sarei talmente deluso che potrei dare 3 punti in meno al gioco solo per questa cosa. Non potete farmi un Majin Vegeta così. No. Questo sarebbe Majin Vegeta. Questo non è Majin Vegeta, ragazzi. Majin Vegeta non esiste. Non c'è in questo gioco. Cioè, voi credete che vi... Mettete un'applicazione sullo store, non c'è Majin Vegeta, voi credete davvero che qualcuno shoppi sul vostro gioco? Ragazzi, non è Majin Vegeta. Non è Majin Vegeta. Siamo sicuri che non sia Majin Vegeta, ne abbiamo la conferma. Anche se i vestiti un pochino distrutti... Ma è possibile che non ci sia Majin Vegeta? Ma scusa, ma c'è in sto gioco C16... E non c'è Majin Vegeta. Geta Super Saiyan 4, Geo Super Saiyan God, Gon Super Saiyan 4, Gon Super Saiyan God, Suke, Akatsuki, Goran Latent. Goran, giustamente. È Goku Babbo Natale, Goki Christmas. Gokan Christmas. Porro. Non è Toppo, è Torro, tipo Zorro. Migra. Geta Super Saiyan 2, che lo abbiamo. Ah no, è questo! No! È questo, ragazzi, Vegeta! Era scazzato! Nella spin, perché avevano la stessa art! Era lui, cazzo! È questo, Vegeta! È questo, Vegeta! Dobbiamo guardare 20 pubblicità per ottenerlo. Allora, ragazzi, vi do il mio parere oggettivo su questo gioco. Allora, il gioco ha del potenziale, ok? Il gioco ha del vero potenziale, secondo me. Io gli do un 8. C'è una cura nei dettagli, nelle animazioni di certi personaggi che comunque si rifanno a scene reali dell'anime. Quindi le mosse speciali dei personaggi sono un po' riciclate, effettivamente. Però ci sta. Allora, ragazzi, facciamo così. Dato che comunque il gioco è carino, lancio una sfida ai ragazzi di YouTube. Se questo video raggiunge i 3333 like, io giuro che vado nello shop e mi vado a shoppare il pack con tutti i personaggi. E poi facciamo il secondo episodio di Lo ritarocchiamo su questo gioco con tutti i personaggi shoppati. Tanto lo so che prima o poi diventerà una serie. Dani scarica giochi, ci shoppa sopra. So già che succederà una cosa. Prima o poi lo so già che succederà una cosa del genere. Allora, questo sarà il pack. Adesso è in sconto. Non so se quando lo comprerò sarà in sconto o se dovrò spendere 32 euro. Questo sarà il pack di personaggi che andremo a shoppare se il video raggiungerà il numero di like prefissato. Sbloccheremo tutti i personaggi sbloccabili, senza spinnata, grazie al vostro potere. Mi fido di voi!